Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questo secondo episodio di Outlast 2. Ragazzi, sono un po' contento perché lo scorso episodio comunque sia a alcuni di voi è piaciuto, quindi eccoci qua per questa seconda incredibile puntata per questo let's play che, ragazzi, lo portiamo a termine, ormai mi sono deciso. E poi devo dire, il gioco mi sta un pochettino prendendo. Nella scorsa puntata abbiamo fatto delle scoperte incredibili, abbiamo fatto un incidente in elicottero, un cliché poco visto nei giochi horror, e dobbiamo salvare nostra moglie che non si sa dove è finita. Adesso che bello, già la sento. Allora, a quanto pare il checkpoint ci ha fatto partire molto probabilmente dal punto in cui c'era una signora poco proprio simpatica. Adesso Eccoci qua. Ah, sì. Sento proprio l'ebbrezza della donna col piccone di Minecraft, praticamente. Sentite l'atmosfera. Allora, se non mi ricordo male, qui c'era una batteria. Chi ha orecchi, chi deve andare in prigionia. Vabbè, ma questa fa delle rime molto belle, eh? Cioè, queste canzoni proprio. Allora, a questo giro io già so che lei si incazzerà. Non so. Forse la possiamo evitare fin da subito. Vabbè, noi nel dubbio siamo in silenzio, che ci frega a noi. Perché, ragazzi, non so, cioè, che poi che palle, mi devo pure rifare sto pezzo. Ma no, che io ero dentro la casa la scorsa volta. No, subito no. Ma veramente? Ma che? Ma cioè, questa è insta kill proprio. Cioè, non, tu non gli puoi sfuggire a questa. Vabbè. Scusatemi. Scusa se ho provato a giocare. Scusatemi. Boh. Vabbè. Ma che maleducata sta signora. Ma guardate questa. Vabbè. Ah, sto giro. Rascio. Non vedo niente. Allora, visto che ti incazzi tanto. No. Perché guarda, a me questi sfregi così proprio non me li fai. Capito? Bastardo. Ecco. No, io questo giro. Correre per un periodo prolungato ti farà stancare. Pure. Ah, la vedo. Corri, santo Iddio. Apri sta finestra. Dentro la finestra. Chiudi la finestra. E chi si è visto. Ok, allora, non possiamo portare altri pente. Ok, allora eravamo qui nello scorso episodio. Qui c'è un'altra batteria. Buono, perché guardate, ne dovremmo avere 3 addirittura, buonissimo. Perché adesso ho scoperto che, rivedendomi l'episodio. Allora, questa porta si apre? Fantastico, era proprio quello che mi serviva. Una porta che non si apriva. E quindi devo riuscire fuori io. Perché qui non vedo altre porte. Questa finestra, dimmi che si può aprire. No. E questo lo sapete che è un bel problema. Ma proprio... Allora, vediamo un po' se la signora... Allora, una cosa è certa. Ma sblocchiamola sta serratura, non si sa mai. Apriamo lentamente. Non c'è nessuno. Non si è messo qui. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Ci spostiamo in un posto. E cos'è qua? No, ci usa con il lucchetto. No, c'è. Ma l'animaccia tua. No, io entro dentro e chiudo pure a chiave. Così ti impari. Gesù. No. Allora proprio non... Cioè, e io che... No, adesso che cosa dovrei fare? Non posso perdere. Cioè... Ma perché? Ma questa mi ha veramente stancato. Mi hai rotto proprio gli zepedei, eh. Allora, dimmi che devo fare, perché... abbiamo capito che manco dentro casa io mi posso nascondere. Mo di questa di nuovo fa... Eccola qua, vedi? Sì, mazzavo, poi c'è... È proprio mostruosa questa. Questa proprio non ti può vedere che tu uccide. Eccola là. No, beh.
Dove vai? Dove vai? No, perché secondo te mi faccio fregare da te. Bastardo. Enzo, che non so se questo è cazzo. Allora io no, giusto, è chiusa. È giusto, giusto. No, c'hai ragione pure te, gioco. C'hai ragione pure te. Allora, rientriamo dentro. Voi direte, ma perché mai Frankie rientra? Ma te lo spiego io. Aspetta, ma se gli faccio sfondare sta porta. Però mi sa di no, è tipo un ragionamento troppo contorto per questo gioco. Allora, rieccoci qua. Io la sblocco perché ormai abbiamo capito che comunque sia. Vabbè, sì, anche tanto se la apro anche lentamente. Abbiamo capito che questa è una certa. Si incazza da morire. Ma io da qua non posso mica sfuggire. Va. Si striscia sotto. Si striscia sotto. Si striscia sotto. Oh. Ok. Ok. Ed è guarda che è già tanto questo, eh. Fidatevi, questo è già tantissimo. Oh Gesù. Ok. Allora, puoi spostare alcuni oggetti. Addirittura. Mazza, oh, ma che è? Qui proprio. E certo, non lo puoi spostare. Ecco, così, così, così. È entrata qua dentro questa? È vero? Perché io sento che qualcosa succederà. Guarda, io ne so. Io. Questa è una cosa che era successa pure nello scorso Outlast. Che tu a un certo punto caschi. Quanto ci scommettete? Che... Vabbè. Mazza che culo, Prenditi gli occhiali che tu non ci vedi, che hai 500 diottrie. Oh, Jesus. Ah. Ma tu indietreggia. Indietreggia che è meglio. Tanto tu da qua non c'entri. Non si sa mai. Invece sento i suoi passi qua. Può darsi che la situazione potrebbe non volgere al nostro piacimento. Allora, ma troppe finestre aperte comunque, eh? Cioè, ma sta mania di... Ma che stiamo al Colosseo qui? Ma non ho capito. Vabbè, usciamo fuori. Così c'è sempre la signora di prima. Molto amichevole. Socialmente utile. Ma il problema è diversa comunque sia dalla demo. Cioè, o la demo l'hanno proprio... La tua videocamera è fornita di microfono. Qui sento i rumori. Proprio gente che parla. Innanzitutto chiudiamo. E ok. Ragazzi, il gioco si sta iniziando a fare abbastanza intrigante qui, non puoi nasconderti strisciando sotto. Ma tu mi stai dicendo talmente tante cose che c'è un motivo, secondo me. Allora io sono più intelligente, mica esco da là, mica sono stupido io. Però se salti così. Per nasconderti tra le piante di media altezza. Allora, qui inizio a presumere che ci sia gente da evitare, vero? The storms around you beat. L'animaccia però. Chi c'è là? Un altro col coltello! Ma è tutta gente simpatica qui! No, tu non ti giri qua. No, non si fa. Non si fa. Bravo, vattene a qua. Vai. Anche perché qua, se dovesse partire l'inseguimento, io non saprei proprio dove andare, Allora. Ma ci stanno tipo i sassolini come su Far Cry? La situazione non sta volgendo proprio a nostro favore, Ma noi... No, tu no, no, non hai... Te non hai visto un caspio. No, tu non hai visto... No, ma che tu... Ma non ho capito. Poi in mano hanno questi oggetti che non sono proprio simpatici, Sembrano più... La batteria proprio c'ha... Oh, ma queste batterie comunque fanno schifo, guarda come... Ah, no, no, tu non mi hai visto.
qui. Beh, posso anche strisciare, ma io striscerei per tutto il gioco, guardate. Beh, santo Dio. Ciao, ciao, ciao a tutti. Cos'è qua? Prendi. Ciao, ciao, ciao. Leva sto foglio. Aiuto. Cos'è sto posto? Rec, attenzione. È arrivato un momento di una registrazione importante. Che qui, che okay. Io sono colui che sono. Tutto qua. Allora, non capisco che... Non capisco che cosa sia successo. Noi siamo risposta all'anticristo. Se vogliamo sconfiggere, non possiamo sforzarci di essere come Gesù. Addirittura. Allora, da qua di certo non ci passo, eh. Tu guarda, c'è proprio questa insenatura così che si apre. Lin. Ah, come un angelo. Questi hanno pensato che lei è caduta ed era un angelo. Invece no, era una tizia che si è paraculata incredibilmente pure lei dall'incidente, a quanto pare, eh? Sento urla però. Forse è proprio Lin? Beh, non posso entrare dalla porta principale. Tipo sfondo tutto, bella, bella a tutti. Prendiamo questo. Il Vangelo di Sullivan. No. Ah però, hai capito che testi profondi che ci sono qui. Vabbè, se volete vi leggete qua sempre Gabe Newell. Che sistema di sblocco multimediale, eh. Questo è riconoscimento facciale proprio. Però io mi sto addentrando in posti così a random, senza sapere niente. No, poi sti corridoi così. No, qua se mi inseguono mi fanno un chiusino. Datemi le vostre vite. Santo Dio. Ah, qui c'è una bella fossa comune. E giustamente io prendo il documento perché non sia mai. Ah, puoi anche sbirciare dalla sporgenza. La faccio però. Bello, bello. Oh, una batteria. Una batteria. Una batteria. Meno male. Una batteria. È proprio quello che mi serviva. Qui tutta gente che sicuramente non ha proprio voglia di parlare. Anche perché insomma dentro delle gare. Mamma mia, signora mia, qua la situazione si sta facendo un po'. Striscia, striscia, bravo. Mamma mia, ti serve una chiave per aprire la porta. Però, questa è un'osservazione. È un'osservazione intelligente, nessuno ci avrebbe mai pensato fino adesso. Bene, questa chiave dov'è? Dov'è la chiave? Dov'è la chiave? Dov'è la chiave? Allora, secondo me la chiave non è così semplice da recuperare. Cioè, io ho proprio... E invece... Sembra come quel meme, no? Tipo, quando le cose vanno bene e incredibilmente vanno... Dicevo, quando le cose vanno bene... E vabbè, comunque... Sblocca la serratura che è meglio che... Apri, apri, oh, ma sta batteria strano, eh? Strano che... Che sia Sky. Vabbè, abbiamo avuto un po' di emozioni. Però comunque vedo molte foto di questo film. Secondo me lo incontreremo. Apri. Bella questa. Questa si chiama... Shit. Madre delle prostitute. E là, che... Questa è una roba proprio... Roba, servizio incredibile. Il rumorifero. Puoi nasconderti entrando in un armadio. Come se ne avessi bisogno, eh. Vero? Perché mai? Sblocca la serratura. Apriamo piano perché qui mi sto... Avete visto? E che sono stupido che mi faccio vedere da quel raggio laser. Mica
qua. Questi sono errori da principianti. Una bella finestra. Ben! È morta? Ma buttati, buttati! Intanto sbagli ricarico, un attimo Lin, che per favore. Quindi l'abbiamo già ritrovata? Best! Lin! Oh god, Blake! Are you okay? No! What the fuck? No, non sta bene, si vede proprio dalla faccia. We have to run. Eh sì, ma io scapperei volentieri. Presto. Tempo di una simpatica fuga anni 50. Tipo, sai, con quelle. Lin! Where are we going? Ma che me frega? Ma io me. Wait for me. Allora, anywhere but here. C'ha ragione questa, via da qui dove non conta. Ma pure io in una situazione del genere prendi e scappa. Ma non ho capito. Tu sei. Fanno anche una passeggiatina simpatica, Però. Ah! Oh god! Oh, what is it? My stomach! Oddio, il cagotto! Sì, ho mangiato i fagioli. Vabbè, qualcosa. Sì, però. Puoi pure morire un attimino per strada. Magari se andiamo via. Che poi già mi sembra che siamo fuori da questo contesto. Cioè non. I have to stop. I just. I need. Oh god. Capito, però. Jesus Christ, Lin! What's happening here? I thought you were dead. Ma capito. When you fell, I thought we were all dead. Ma come pensavo fosse. I'm here. We're gonna get out of here. Dobbiamo filarci. C'hai ragione, bravo. Queste sono le prime frasi intelligenti che ti ho sentito dire in tutto il gioco. Figlioli, ho una notizia grave. Attenzione, questa sera dopo tutti questi anni, dopo tanti sole, la nostra casa è stata pronta. Chi sta? La donna giunta oggi a Temple Gate dal mondo esterno ha portato con sé l'immondo fardello che da tempo stavamo aspettando. Ah, però. Questa è una frase. Attenzione, Porta un bambino in grembo. Non è che hai pensato che ero morto e quindi. Please, Blake, I just want to get out of here. No, mo mi spieghi, vedi? Sei incinta, Ma come ti permetti? Magari tu questo. Not now. Tra l'altro ci teniamo per mano, ma guarda che usare già. Scusa, l'acqua qui. Ok. Dentro ci togli un pesciolino. Allora. Sì, però qui la situazione non. Oh santo Dio. Stay back! Argentina. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. Che minacce, questi c'hanno in mano. No. Questi sono dei cowboy. No! God wants the child. God wants the child. Get off me! God wants the child. No! You motherfuckers! No! Get off me! No! Un pulcino, ma. Stanno mangiando! Ma di che stanno. Non lo so che. Non si capisce. E lo fa però. Cioè, è un'altra botta questa. No, aspetta. Così. Ah, non sono altri che stanno arrivando in soccorso. Fucking god. Scusa, che cos'ho io qua? Ma che è? Oh, ma che schifo è sulla mia destra? Sono pure posto in questo gioco. No! Oh, fuck's sake! Cos'è portato la casa? Tutti morti però, mamma mia, ma verremo uscito. Ma scaricatevi qualche applicazione di dating, che ne so. Ecco. God doesn't love you. Ma not like I do. No. Ma guarda tu questo. Ma vai. Yes, I love. C'è uno che è per esempio un uomo albero, guardatelo. Cioè, I think I'll see you again. Penso che ci rivedremo. Allora, già è inquietante sto personaggio, certo. Montare Lina così. Ma che non gliela vogliamo dare al protagonista, tanto. Vabbè.
la videocamera. Oh, shit! Prendila, Lynn! Perché secondo me non lo so, ti potrebbe servire soprattutto in un combattimento come questo. Lynn! Allora, la situazione è qua, la gente... Ma perché vedo sto... Vabbè, questo... Jesus God! Dai, dai, che ti puoi riprendere. No, così però mi fai vomitare a me, eh. Heretics. They called Lynn mother. Hanno chiamato Lynn madre. It's not just a cult. It's two sides. Ci sono due fazioni, vedi, cristiani e qualcos'altro. Allora, innanzitutto qui già vedo robe. Cioè, tu dici che cos'è? È robe. Proprio robe. Molto. Puoi nasconderti sotto. Ma no, non dimmi che già ci sono dei nemici. Non li vedo. Ah, sì, li vedo. Non vedo una scelta. Cioè, mo pure sott'acqua mi devo nascondere. Ma io questo lo posso far fuori. Non ti girare, non ti girare, eh. Che stai? Che prego. Fa un bel colpo. Giù. Vai, 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 vai. Non vedo niente, però vai. Secondo me muoio affogato. Ma ha visto? Ma com'è possibile che mi ha visto? No, 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 non ci credo. Vabbè, sapete che si fanno in queste situazioni, no? Qualcuno spie- e io ero in su. Sto sognando. Ho perso completamente la testa. Hai perso completamente la testa, secondo me. Però sempre quando ci sono questi bagliori, eh. Ah. Ragazzi, scopriremo che cosa succede all'interno di questa scuola, di questi incredibili flashback, strane visioni che ho. Cioè, che è il protagonista, non io, E la storia si sta facendo molto avvincente. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto con un bel commento. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale in caso non siete iscritti. Vi ricordo di cliccare sulla campanellina per poter ricevere tutti gli aggiornamenti relativi ai miei prossimi video. Ci vediamo domani con un nuovo video, come sempre, dritto per dritto.